Buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera abbiamo la presentazione dell'ultima fatica di Don Ettore su tutti i personaggi dell'Antico Testamento, che verrà poi ovviamente intervistato dal dottor Rigotti del nostro consiglio pastorale, della nostra comunità parrocchiale. Ricordo a tutti che l'evento sarà visibile per la radio cattolica venerdì alle ore 16 e su Tele 4 la domenica in replica alle 16:15. Credo che appunto l'evento si inserisce, la produzione di questo libro si inserisce nell'anniversario della costituzione del 50° della comunità di Sion, e quindi è un momento anche non solo per celebrare questa ricorrenza, ma anche per ritornare alle origini della nostra fede e arrivare alla figura di Cristo attraverso tutto quello che è stato il percorso dell'Antico Testamento. Quindi buon ascolto e buona meditazione poi che ne sgorgerà dall'intervista. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. È sempre per me motivo di imbarazzo intervistare Don Ettore su argomenti teologici o biblici, perché in realtà l'intervista è sempre una forma di interrogazione. Di solito è l'interrogato che dovrebbe saperne di più. Io ho letto questa pubblicazione, un lavoro fulminante, denso di dati e date, oltre che naturalmente di nomi, e quindi la prima domanda che esce è questa. Qual è la finalità di questo libro? Io l'ho letto, certamente non è un manuale, nel senso che il manuale è quel tipo di testo dove tu cerchi una nozione e la devi ritrovare puntualmente, mentre ci sono i capitoli che sono in realtà ordinati a tematiche, e quindi non è sempre specifico l'argomento. Alcuni temi sono, si dilatano attraverso, ne parleremo, alcuni personaggi occupano più capitoli, sempre c'è un commento di natura, se così posso dire, teologico-spirituale, nel senso che l'autore individua e colloca il personaggio descritto di cui viene narrata ampiamente la storia come figura di Cristo, qualche volta di Maria, anche qualche volta anche di altri personaggi dell'economia salvifica. Ma io le domando prima di tutto: perché questo libro, perché questa pubblicazione? Ecco, dunque, innanzitutto ringrazio il dottor Rigotti che ha voluto fare da buon cireneo questo momento, grazie al quale io posso esprimere quello che ho voluto mettere a cuore a colui che legge o coloro che leggeranno questo libro. Dunque, questo libro io l'ho fatto strada facendo in vista proprio di portare la parola di Dio, o l'interesse meglio nei confronti della Sacra Scrittura, in tutte le famiglie della mia parrocchia. Quale, diciamo, stimolo ad aprire nella mia parrocchia, ci sono già diversi centri di ascolto biblici nelle case, alla luce proprio di quella dimensione che il Concilio Vaticano II ha posto come dimensione apicale nella vita di un cristiano: la parola di Dio. La parola di Dio, che è rivelazione e tradizione, che deve diventare luce nelle scelte della quotidianità. La vita di oggi non è semplice, non è facile. Allora è necessario recuperare quello che in millenni è stato offerto al popolo ebraico e poi, con la pienezza dei tempi, anche al popolo cristiano. Mi sono fermato all'Antico Testamento perché? Perché l'Antico Testamento è necessario recuperarlo alla luce di coloro che guardano l'Antico Testamento con eccessiva superficialità, come ci sono alcune, diciamo, sette che non intendono prendere
la Bibbia nella sua complessità, ma tralasciare l'Antico Testamento e porre soltanto la focalizzazione sul Nuovo Testamento. Già Ireneo di Lione, il primo teologo cristiano, sottolineava l'importanza dell'Antico Testamento, anche se lui nei confronti, diciamo, del popolo ebraico aveva appunto delle grosse perplessità, anche per la conflittualità. Siamo nei primi secoli, eccetera, quindi la conflittualità avuta con Cristo, eccetera, e poi con gli apostoli, quindi una certa, diciamo, non ostilità, ma diffidenza nei confronti delle persone, ma non nei confronti del messaggio dell'Antico Testamento. E quindi ecco che era importante per me fare in modo che le famiglie della mia comunità parrocchiale potessero avere una propedeutica per leggere la Bibbia come tale. Il Concilio Vaticano II ha sdoganato la lettura della Bibbia, perché prima del Concilio Vaticano II per leggere la Bibbia bisognava essere maggiorenni, bisognava avere anche un certo permesso, perché certi, diciamo, fatti della Sacra Scrittura, se non vengono letti con una maturità, potrebbero essere qualche cosa che non ci donano una certa esemplarità, perché appunto sono catalogati in un certo tempo, secondo certe criterialità, ma in tutto l'arco della salvezza, quindi compreso pienezza dei tempi e il Nuovo Testamento, tutto si spiega. L'Antico Testamento viene svelato dal Nuovo, però è necessario conoscere l'Antico Testamento, i personaggi, che poi sono anche figure, come ha detto giustamente anche dottor Rigotti, figure di Cristo. Quindi il mio lavoro era proprio per fare un primo approccio con i personaggi e gli eventi dell'Antico Testamento, e quindi poi dare lo stimolo per prendere la Bibbia, aprire la Bibbia e leggere, diciamo, il fatto o il personaggio secondo proprio quello che è lo scritto, ecco, veterotestamentario. Questa è stata l'occasione, la ragione per cui io mi sono posto. Infatti avevo cominciato anche a mettere qualche personaggio, qualche fatto sulla vecchia vita nuova, proprio per dare questa, diciamo così, curiosità e fare in modo che noi tornassimo a pregare con la Bibbia. Questa è stata la ragione per cui. Quindi dedicato alle famiglie, anche se io avverto astanti e ascoltatori che in realtà si tratta di un libro che non è un bignami, è un libro complesso che va letto con attenzione, assai, come vi dicevo, denso. L'opera segue una scansione temporale. Naturalmente ci sono spazi e tempi dedicati a personaggi più importanti e ce ne sono anche altri che sono toccati con una punta di pennello. Uno di questi è il caso in cui il caso del sacrificio di Melchisedec. Lei dedica anche a questo episodio, solo apparentemente minore, lei dedica una significativa attenzione. Cosa ci dice questo per noi, per un lettore della storia della salvezza? Cosa ci può dire il sacrificio di Melchisedec? In che modo è prologo, pronostico, se si può dire, del sacrificio eucaristico? Beh, dunque, Melchisedec è figura di Cristo e del sacrificio di Cristo. Di figura di Cristo. Cristo è presentato anche, uno dei titoli di Cristo che troviamo nella lettera agli ebrei, è il sommo sacerdote della nuova alleanza, sine genealogia. Ecco, Melchisedec è re e sacerdote, ma noi non sappiamo figlio di chi e da dove deriva. Egli è re di Salem, quindi egli parte da una genealogia che non conosciamo. Quindi il fatto di essere Melchisedec, figura di Cristo, ci dice che appunto noi non conosciamo
Sappiamo che egli è il figlio di Dio, ma come dice lui giustamente, solo il figlio ha potuto conoscere il padre. Quindi ecco che il Cristo appare nella dimensione storica, dal punto di vista umano, nella famiglia di Maria e Giuseppe di Nazareth, ma la sua identità, ecco, è ben oltre a questa dimensione. Questa dimensione che vorrebbero i suoi compaesani, che lui si esprimesse come si sta esprimendo a Cafarno e in altre realtà, sapendo però che per loro è il figlio del falegname o del fabbro. E quindi è come, da dove gli viene tutta questa sapienza? E allora il richiamo a Melchisedec. C'è una realtà fisica che mi richiama una realtà soprannaturale, e questa realtà soprannaturale è che il Verbo è Dio come il Padre e lo Spirito, ed entra quindi nella storia sine genealogia. Sì, sappiamo che è il figlio della famiglia del fabbro, del falegname, il figlio di Maria, apparentemente, però egli è da Dio, è in Dio e tornerà in Dio con l'ascensione. Dunque, il ciclo, il sacrificio, offre Melchisedec, re e sommo sacerdote. Anche Cristo è re e sommo sacerdote, offre pane e vino. Non, diciamo, le offerte che facevano i culti pagani attraverso gli animali, no, pane e vino. Quel pane e vino che poi costituisce il tessuto fondamentale della Pesach, della Pasqua ebraica. Riconoscere che la vita è fatta di fatica, i sacrifici, benedetti da Dio, e quindi il pane, che il provvedere al sostentamento della famiglia è faticoso, sì, ma dona gioia, ecco il calice del vino. E quindi il richiamo di una dimensione umana prettamente legata all'obbedienza al Creatore. Quindi essere capaci di provvedere alla propria famiglia, di saper essere gioiosi nella dimensione delle realtà, quando queste realtà sono positive, e anche il calice, anche il simbolo, ecco, quando il frantoio, quando il torchio, però, diciamo, distrugge gli acini per il liquido, è la sofferenza. Gioia e sofferenza vanno offerti a Dio. Quindi il sacrificio di Melchisedec è una delle prime figure dell'Antico Testamento in rapporto all'Eucaristia, accanto a quella del profeta Elia, quale, scappando dalla regina Jezabele che lo voleva morto e dovendo arrivare verso il monte, ecco, dopo lunga giornata faticosa, si mette a riposare e lì sogna, ecco, che accanto che un angelo lo richiama, gli dice: sveglia, mangiati e cammina, e accanto a lui trova un pane. Ecco, questo nel libro dei Re è il primo richiamo, e quello di Melchisedec è l'altro richiamo al sacrificio della nuova alleanza. Quindi è necessario fare memoria di queste realtà, ma anche entrare nell'aspetto profondo: che cosa nascondono queste figure, questi messaggi per noi discepoli di Cristo. Questo è molto interessante per dare poi, ecco, che alla fine di ogni capitolo c'è una piccola riflessione che ci riporta la figura, il messaggio lì dell'Antico Testamento alla luce del nuovo messaggio. Quindi non c'è bisogno di richiamare in toto il Nuovo Testamento, ma riflettere da cristiani su quelle avventure e quei messaggi che Dio ha offerto attraverso il suo popolo, che rimane sempre il popolo eletto, cioè il popolo di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Del resto tutta la
predicazione apostolica, in particolare quella di Paolo di Tarso, è intrisa di cultura che noi chiamiamo oggi veterotestamentaria. Effettivamente l'Antico Testamento va sempre riletto per noi cristiani, anche per i nostri fratelli riformati, alla luce dell'evento Cristo. Lei ha parlato di dimensione umana. Ci sono anche degli episodi che nella Bibbia ci presentano dei personaggi negativi, ma questi personaggi non sono mai, quasi mai, completamente negativi. Un episodio che il suo libro mi ha portato a rileggere è quello della riconciliazione tra Esaù e Giacobbe. Allora, noi i ricordi del catechismo da bambini è che sempre Esaù è presentato come una figura negativa, negligente, e mentre invece Giacobbe è chiaramente patriarca. E la riconciliazione in realtà presenta dei tratti di contrizione, di affetto, proprio di vera riconciliazione. Anche questo è un segno che può essere letto alla luce profetico rispetto all'evento di Cristo? Certamente, dunque, la storia di Esaù e di Giacobbe è una storia che ci lascia un po' perplessi, perché Esaù è figlio di Giacobbe, ma primogenito, figlio di Isacco, sì, primogenito. Giacobbe è l'ultimo genito, quindi in linea di successione Esaù avrebbe dovuto essere lui l'erede, e qui c'è invece, diciamo, un tranello da parte della mamma di Giacobbe, la quale, percepito che il suo sposo sta per chiudere la sua vita, chiede al figlio Giacobbe di presentarsi al padre per la benedizione, e quindi fare in modo che fosse lui, diciamo, il prescelto nella discendenza. Israele aveva chiesto a Esaù di andare a caccia, a prendergli qualcosa che lui poteva mangiare, così come ultimo momento di fraternità, perché non vedeva, in famiglia, perché non vedeva, era cieco, bene. Era cieco, sì, era diventato cieco. E quindi lui va. E Esaù era un uomo peloso, eccetera, era anche una bella stazza, si dice, no? A Trieste. E quindi va. Nel frattempo la madre fa questo trucco e dice al figlio Giacobbe: guarda, prendi del pelame di animale, te lo metti sulle braccia, te lo metti addosso e vai da tuo padre e presentagli a tuo padre quello che a lui piace, la selvaggina, e fai in modo che lui possa, pensando che tu sia Esaù, darti la benedizione della primogenitura. E così Giacobbe fa e riesce a carpire la fiducia del padre. Quindi non si tratta proprio di un bel gesto, però la Bibbia è onesta, ci presenta i fatti. Quando poi torna Esaù e va dal padre a portargli la selvaggina, e quindi a chiedere che era pronto per fare in modo che questa fosse cotta, eccetera, gli dice: ma io ho già dato la mia benedizione, ma io sono Esaù. E allora dice: ma io non posso ridare un'altra benedizione. Quindi nell'inganno, praticamente, ecco, Giacobbe diventa colui che è l'erede di Israele, del padre Israele. Poi ovviamente questo crea dissapore, quindi Esaù va per la sua strada, Giacobbe anche, e questa dimensione così di sospetto, ma anche di una realtà, diciamo così, non onesta, che cosa crea? Crea malumore, però a un certo punto ecco che Giacobbe vuole togliere questo
malumore, no? E quindi andando a cercare la sua sposa fuori del territorio dei suoi padri, in famiglie conosciute, anche legate di parentela, trova la sua sposa e poi ovviamente incontrando, vuole che ci sia un incontro con Esaù e i suoi servi, e lì avviene poi l'incontro e avviene la pace. Però ecco, anche questo è un episodio della Bibbia che in sé per sé non ci porta a una rettitudine. Ma questo cosa può dirci? Può dirci che Dio scrive diritto sulle righe storte, cioè in questa progettualità, ecco, la figura di Giacobbe, ecco, può essere vista come la figura che in un contesto, diciamo così, di apparente e reale, diciamo, inganno, c'è poi il dito di Dio che indica in Giacobbe l'uomo che saprà lottare, ecco, con l'angelo, e saprà essere colui che guida nella spiritualità il popolo di Israele. Quindi queste figure vanno approfondite, no? E vanno conosciute, soprattutto con qual è il messaggio che ci viene da queste figure. Perché il Signore si serve anche, come ci ha insegnato da ultimo anche Papa Benedetto, di strumenti imperfetti. A me piace e colpisce molto proprio l'episodio della riconciliazione, proprio del fatto che i due fratelli a un certo punto si abbracciano, e secondo me questo è anche forse anche più importante della narrazione in sé, nella sua complessità comunque. Giacobbe è anche un personaggio che noi ritroviamo nel combattimento della scala, nel combattimento con l'angelo. Questo episodio viene letto nella ritualità islamica come l'introduzione del combattimento interiore attraverso il quale il credente deve in qualche modo vincere se stesso, superare se stesso. Uso una terminologia che magari forse gli islamici non adoperano. Cosa significa per noi invece il combattere con l'angelo? Perché c'è anche un'altra lettura possibile, è quella di voler trionfare, di voler porsi come realtà ultima, di sostituirsi a Dio. Che significato ha la lotta dell'uomo, in questo caso del patriarca, contro l'angelo? Noi abbiamo una dimensione duplice, cioè la responsabilità nei confronti delle realtà terrene e la responsabilità nei confronti di una spiritualità o soprannaturalità che noi abbiamo, cioè il nostro spirito. Spesso, dopo il peccato originale, la conflittualità tra il bene e il male è costante nella nostra quotidianità, e quindi noi non abbiamo sempre la dimensione facile di mettere da parte il male e fare il bene, cioè mettere al primo posto le cose di Dio e al secondo posto le cose della terra, no? Come, per usare una terminologia di Sant'Agostino, la città celeste e la città terrigena. Qui noi dobbiamo scegliere, e siamo nella lotta. Perché siamo nella lotta? Perché appunto l'uomo, nel peccato originale, ha rifiutato il progetto di Dio due volte. Beh, la prima nella narrazione di quello che è la parabola del non ne mangerai dell'albero, e la seconda è quando Dio chiama Abramo e Abramo dice: non posso venire perché sono nudo. C'è il criterio terrigeno, e lì Dio dice: chi ti ha detto che sei nudo? Quindi l'uomo, che è immagine di Dio, ecco, è necessario che ponga sempre nelle sue scelte il primato per il quale lui è stato da Dio creato, perché nella dimensione dell'intera creazione lui si è immagine di Dio, nella ricerca dell'amore. L'amore non è il bene mio solo,
il bene dell'altro o nella relazionalità. Quindi ecco che l'umanità deve trovare il suo bene nella dimensione creata, non andando contro o speculando la realtà creata. Ecco, in questo senso, ad esempio, la tutela del creato, di cui ci parla molto spesso il patriarca Bartolomeo e Papa Francesco, il bisogno profondo di capire che la realtà creata, il Sitz im Leben, dove noi siamo, è l'occasione grazie alla quale noi possiamo riconoscere la bellezza, la grandezza, la provvidenza di Dio. Perché la prima rivelazione è il creato. Allora dobbiamo combattere perché? Perché il primato sia di Dio. E così avviene a Giacobbe. Tutta la notte lotta con l'angelo e poi gli porta una ferita dell'anca. Ecco poi tutto il discorso della spiritualità ebraica, no? E questo lo segnerà per sempre. Il peccato originale ci ha segnato per sempre. Siamo in difficoltà nel dare il primato a Dio. Però se lottiamo, e qui entra la logica della grazia, quindi siamo la pienezza dei tempi, quindi tutto quello che Cristo ha operato per noi attraverso la redenzione, che diventa per noi salvezza, e che è appunto l'ascolto della parola, i sacramenti, ma anche l'itineranza cristiana, la sequela a Cristi. Bisogna combattere. La vita cristiana è un combattimento, non è una realtà così semplice come andare in giostra. La giostra gira e tu sei no, tu devi far girare la giostra, tu devi fare in modo di essere consapevoli che il tuo porsi nella realtà è un porsi che non può escludere e non mettere al secondo posto Dio. E qui basta prendere il decalogo, no? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, che lo ripete Cristo Gesù, che non è venuto ad abolire ma a perfezionare. La lotta fa parte appunto della vita cristiana ed è l'ascesi dei monaci, no? L'altra sera ho visto un film alla televisione, non mi ricordo su quale canale, di una ragazza che vuole farsi religiosa, no? Mi pare che si chiamasse Elena, questo film, no? Elena, molto interessante. Poi a un certo punto lei lascia la vita religiosa, non per questioni così sciocche, ma perché non si sente capace di ubbedire a Dio, ubbedire alle norme, no? Però lì fa vedere come tutta l'educazione della persona, del cristiano, in modo particolare della religiosa, ha bisogno di essere capace di vincere se stessi. È quello che era il discorso della filosofia greca, no? Quello, gli stoici, essere capaci, ma non per semplice dimostrare che la ragione supera la passione, ma per indicare che più io assomiglio all'uomo nuovo, Cristo Gesù, più rendo gloria a Dio. E do una testimonianza a questo. Questo è molto interessante. San Tommaso d'Aquino in realtà diceva che la virtù in sostanza è un fatto di esercizio, cioè di una misura di esercizio. Questa itineranza cristiana che i medievali sintetizzavano nella formula credere Deum, cioè nel fatto dell'intuizione a cui può arrivare anche un bambino, dell'esistenza di una realtà soprannaturale, del credere Deo, cioè la parola di Dio, e del credere in Deum, che in realtà è, diciamo, la vita matura, lo snodarsi della vita matura di un cristiano. A proposito di itineranza, sia in Esodo che in Numeri compaiono non tanto dei personaggi, quanto il popolo nella sua interezza, qualche volta guidato da una persona che sbaglia e che commette ogni sorta di disobbedienze nei confronti del Signore che pure li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Quindi Mosè si allontana dal popolo per un tempo piuttosto breve
e il popolo si costruisce il vitello d'oro, e addirittura Aronne, che è pure una figura sostanzialmente positiva della narrazione, costruisce un altare al vitello d'oro. E c'è una amarezza che traspare dalle parole del Signore, perché dice: non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata. Quindi un'amarezza evidentemente presaga di quello che sarebbe accaduto. Mosè poi intercede, recupera. Noi diremo che ricuce in qualche modo i fili del rapporto, però c'è una condanna anche. Il fatto è che voi non introdurrete questo popolo nella terra che io gli ho riservato. Lo stesso Mosè rimane fuori. Cosa significa questo? Per noi? Dunque, anzitutto la mormorazione, la disobbedienza, sì, il protestare, il lamentarci. Terrorismo delle chiacchiere, che poi può generare, diciamo, idolatria. Ma entriamo nel discorso proprio così del fatto che Mosè viene chiamato sul monte per ricevere le tavole della legge, cioè i 10 comandamenti. Sono usciti dall'Egitto per andare ad offrire un sacrificio al loro Dio. Questa è la ragione per cui Mosè chiede a Faraone di far uscire il suo popolo. Quindi lì era il momento più importante. Mosè rimane 40 giorni, loro pensano che questo distacco possa essere praticamente definitivo. Mosè avrebbe potuto essere assalito dalle fiere, chi so io, ed ecco che il popolo chiede ad Aronne di poter costruire un idolo, come si faceva in Egitto, perché protegga il popolo e quindi non lo lasci a morire, ma che perlomeno, ecco, ci dia quello che ci ha dato in Egitto, le cipolle, cioè ci dia la sussistenza, sia identitativa, ed eventualmente, se questo non la troviamo, noi faremo in modo di tornare in Egitto. Qui ci sono i sobillatori, ecco, nel film I 10 comandamenti uno dei sobillatori è un certo Datan. Vedete, stanno presentando, TV 2000 ha presentato I 10 comandamenti in due fasi, molto interessanti. Bene, lì quindi il popolo si dà all'idolatria. Quando torna Mosè, ecco, sente proprio la voce di Dio che gli dice: vedi quello che è stato sottolineato prima, questo popolo non ha tardato a tornare agli idoli, quindi ad abbandonare me, io che ho dato a loro una libertà. E quindi ecco che Mosè rompe le tavole, fa distruggere il vitello d'oro e ritornerà sul monte e avrà di nuovo le tavole. Però ecco la sanzione: nessuno di quelli entrerà nella terra promessa, né Mosè né Aronne, ma neanche il popolo. Saranno i loro figli che entreranno nella terra promessa, e quindi dovranno vagare per 40 anni nel deserto. Ecco allora che è importante ricordare che le tentazioni della vita potrebbero anche portarci a dire: ma Dio è lontano, il mediatore è lontano, Mosè è lontano dalla nostra vita, e quindi io mi rivolgo a una dimensione superficiale che mi dà un certo pathos. Ecco, questo avviene anche nella vita cristiana, no? Ecco, ci viene chiesto un certo percorso religioso, il percorso di una vita accompagnata nelle scelte, non solo dalla nostra volontà, ma dai sacramenti, cioè dalla grazia. Senza la grazia di Dio, la nostra volontà, il nostro libero arbitrio può essere, come dicevamo prima, così scioccato. La grazia di Dio, che è Cristo, quello che Cristo ci ha offerto con la sua passione, morte e resurrezione, ci dà la dinamica, la dynamis, la forza per affrontare la battaglia della vita, come direbbe Dickens, perché il cristianesimo è
una battaglia di vita. E allora diventa importante abbandonare gli idoli, cioè quelle piccole soddisfazioni che potremmo avere dalle cose effimere, che poi ci lasciano tanta amarezza, no? Povero l'uomo che confida nell'uomo, dicono i salmi. Allora sapersi affidare, con libero arbitrio, si capisce, con consapevolezza, a quel progetto che ci viene offerto di una vita che senza la luce della spiritualità e della soprannaturalità diventa difficile avere una realizzazione capace di andare oltre le tentazioni. È andato via Mosè, quindi facciamo anche noi quella che facevano gli egizi, cioè ritorniamo a una dimensione, diciamo così, terrigena, cioè anche di una certa spiritualità spicciola, che non include una fiducia totale in Dio, ma semplicemente le piccole vittorie che poi lasciano poi l'amaro in bocca. Ecco, invece qui il messaggio è questo: saper attendere. Non sempre noi abbiamo la presenza di colui che Dio ha scelto per condurci verso la terra promessa, che è la fede. Colui che Dio ha scelto per noi è la fede. E quindi dobbiamo, però la fede va continuamente desiderata, attesa. La fede non va mai spenta. Sì, se la candela c'ha un fiacco, una luce debole, però finché è debole la fiamma può riprendere, ma se io la spengo non riprende più. È necessario allora avere la pazienza di fare in modo che non gli manchi alla fiamma quella cera sufficiente che non la fa spegnere. Ecco, questo è, potrebbe essere questo l'insegnamento che deriva da questa situazione. Adesso io non ricordo che cosa ho scritto lì sotto la faccenda di Mosè, ecco, vediamo un po' che cosa, vediamo qui, la prima parte, vediamo, magari che è interessante vedere questo, ecco, di Noabele. Il resto l'idolo comunque non dà niente all'infuori di se stesso, dell'Iket Nunc, mentre in realtà nella vita cristiana si spalanca in ogni momento una porta che è la porta della redenzione, cioè del ritorno al Signore. Anche se la candela può sembrare spenta in qualche momento della vita per le cose cattive che ci possono succedere, o anche perché cadiamo preda di qualche filosofo e nichilista come Sartre, ma in verità noi abbiamo sempre la porta aperta della redenzione, perfino il ladrone, se pensate, certo, in finis vite, eppure lui trova la sua opportunità di riscatto, perché la grazia in sostanza è un dono. Ah certo, io così ho scritto come riflessione di questo fatto. Il peccato di idolatria è grave. Grazie alla generosità di Mosè, che si offre con la sua stessa vita in soddisfazione per il peccato del popolo. Questa è la Chiesa. Dio cambia consiglio a causa di questo. Mosè, quale mediatore, è figura di Cristo, unico mediatore della nuova alleanza. Cristo si è offerto al progetto del Padre sino alla morte di croce per togliere il peccato del mondo, ed offrire salvezza e redenzione all'intera umanità. È quella ragione per cui noi siamo chiamati ad essere adunati, lasciarci adunare, ecco, nella dimensione concreta di cui noi siamo parte, che è appunto la Chiesa. Ecclesia vuol dire assemblea di convocati, e questa convocazione diventa la ragione per cui, grazie alla quale, noi troviamo dal Signore attenzione e benevolenza, nonostante appunto le difficoltà della vita, perché le difficoltà della vita non mutano, ma l'orientarci verso l'idolo o gli idoli non cambiano la nostra situazione. Lì
dovevano rimanere finché poi avrebbero con i 10 comandamenti, il decalogo, avrebbero trovato la ragione per cui il loro comportamento poteva essere a Dio gradito, ma anche vantaggioso per l'intera comunità, per l'intero popolo. C'è sempre questa dimensione comunitaria. E il popolo ricade, sembra un popolo disgraziato, no? Noi lo leggiamo alla luce dell'evento di Cristo e quindi diciamo un popolo baciato dal Signore, però leggendo la narrazione è un popolo veramente destinato a subire in eterno, a ogni passaggio a ricadere, a inciampare, a rialzarsi e ricadere di nuovo. Questo è anche il caso dell'alleanza di Sichem. Il popolo viene punito con 18 anni di servaggio presso i Moabiti. 18 anni in quel tempo significavano il tempo di una generazione, ma poi di nuovo il Signore interviene e offre queste presenze che potrei dire di nuovo mediatrici, come la presenza dei giudici, la presenza di Deborah, che in realtà è una donna, quindi una figura anche è abbastanza scandaloso che coordini i comandanti delle varie tribù per sconfiggere naturalmente il nemico che tiene oppresso il popolo, oppure di Jael, che noi conosciamo col nome di Giaele, che a un certo punto uccide Sisara. Quindi anche questa figura, poi San Tommaso richiamerà con la legittimazione dell'uccisione del tiranno, quindi leggerà la Bibbia profondamente, no? E che cosa ci dicono anche queste figure, questo intervento sempre in extremis, sempre cioè, arriva un poco come nella tragedia greca il Deus ex machina. E tira fuori queste figure che sono singoli, qui cominciano a comparire i singoli personaggi, non è più il popolo nella sua interezza, ma figure interessantissime. E tra l'altro adesso io ho citato le prime due donne di cui lei si occupa nel suo tomo. Sì, ma io parlerei prima di tutto dell'alleanza di Sichem. È un fatto molto strano, sono usciti dall'Egitto, ormai sono lì alle porte della terra promessa, vi è la distribuzione dei vari territori per le tribù e qui c'è una domanda al popolo: volete Yahweh come vostro Dio? Sì, che è molto importante nella nostra vita. Io ricordo che sono stato a fare una giornata di ritiro con il Cardinal Martini, che era stato mio docente di Sacra Scrittura, proprio i profeti, quando ero all'Università Roma nel 72. Beh, e questa giornata di ritiro spirituale molto importante sul fatto Dio si rivela. Bene. Abbiamo un percorso meraviglioso che viene dall'alto verso di noi, però Dio vuole che sia il popolo a scegliere lui. Qui c'è tutto il discorso sulla necessità, tra virgolette, che Dio, avendo creato l'uomo libero, intelligente, non gli offre la salvezza se lui non entra in una logica che espleta la sua identità, l'immagine di Dio, cioè colui che sceglie liberamente, il libero arbitrio. E tutto questo è un grande problema. Già Erasmo da Rotterdam poneva questo discorso a Lutero, no? Sì, il libero arbitrio. Come non può l'uomo creato da Dio, con l'intelligenza, le volontà, può Dio disdegnare l'opera sua? Oppure Dio chiede e deve chiedere l'identità specifica di dell'identità dell'immagine di cui lui ha creato, anche se è ferita. Quindi qui c'è questo grande recupero, e lui parlava anche, diciamo così, per leggere la teologia luterana, che l'uomo è importante nel rapporto con Dio. Dio è colui che ci rivela, che si rivela, si salva. Ma dice Sant'Agostino, Deus qui creavi te sine te, non salvaveri te sine te. Dio che ti ha creato senza chiedere niente, non ti salva se tu non vuoi. Il libero arbitrio. E lì, nell'alleanza di Sichem, c'è questa dimensione della base. È il popolo che deve dire,
Sì, Yahweh è il mio Dio. E diciamo noi in ogni celebrazione dobbiamo, eucaristica, bravo, quando diciamo quello, credo in un solo è Dio. È quello che noi dobbiamo ripetere ogni giorno nei confronti di Cristo, sì. Noi chiediamo che tu sei il figlio di Dio, che tu sei il Salvatore, il Redentore. E quindi noi, nella messa domenicale, rispondiamo oppure recitiamo il simbolo della fede. È stato introdotto dopo diversi secoli il credo nella celebrazione della domenica, ma proprio perché noi abbiamo a professare nuovamente la nostra fede. Ma di là dell'aspetto, diciamo, liturgico, noi siamo chiamati ogni giorno a dire tu sei il mio Dio. E quindi io entro nella logica del tuo progetto. Giustamente dicono i santi cistercensi che la vera preghiera di Dio, preghiera a Dio, è fare la volontà di Dio. Quindi in questa dimensione diventa grande l'uomo, perché riconosce, non sono io la realtà ultima, ma sono la realtà penultima. E allora, grazie all'uno, potremmo citare anche Plotino, l'uno che è Dio, riconoscendolo questo assoluto, io ricevo nella dimensione relativa luce di questo assoluto e divento il due, perché senza la generazione di questa dimensione dell'uno, diciamo, che si orienta, si mette, direbbero oggi, in rete, non ci sarebbe nel mille, nel 2000, nel milione, grazie al due. L'uno in relazione, l'uno senza relazione, come dice giustamente Nietzsche, andiamo verso, diciamo, la dittatura culturale, sociale, politica, come vuole, religiosa, come volete voi. Mentre nella dimensione di Dio in relazione, l'uno che si comunica e diventa due, cioè Dio che offre alla creazione la sua immagine, c'è l'uomo, ecco che c'è la pluralità. E nella pluralità c'è dialogo positivo, c'è anche la conflittualità. Ecco Caino e Abele, ad esempio, no? Ecco perché? Perché non dà il primato a Dio. La storia di Caino e Abele è una storia per noi, perché non è che Caino non facesse le offerte a Dio, non dava il primato. Le primizie. Per lui qualsiasi scarto andava bene per Dio, per Abele no. La cosa migliore, la cosa più gustosa, più importante, le primizie, per dire, in senso qualitativo e in senso anche generativo. Ecco allora che queste dimensioni che sembrano storie sono messaggi profondi. Però, anche qui il discorso di Caino e Abele, ad esempio, Dio vuole tutelare colui che ha peccato. Non lo condanna. Guai a chi tocca Caino. E il segno di Caino, purtroppo, è quella tau che i francescani danno a tutti, diciamo, coloro che si avvicinano alla loro spiritualità. Non è proprio una cosa tanto bella, perché è il segno di Caino. Però è un gesto di umiltà di dire, anche se io fossi nella logica di Caino, Dio comunque mi guarda, non mi abbandona. È una cosa molto interessante. Quindi la Bibbia va vista e va guardata così, non come fatti storici. Ecco perché la Chiesa per un certo tempo non ha voluto dare così tout court la Bibbia nelle mani di tutti. Primo, perché non tutti sapevano leggere. Poi proprio per questo, perché ci si fermava la realtà così letterale, e non si entrava magari a guardare quello che era il messaggio. Mentre, ecco che per i monaci, per le persone che avevano scelto
una vita ascetica era d'obbligo, quello che si chiamava la lectio divina, che adesso con il concilio è tornata anche per, diciamo, l'intero popolo di Dio. Ma perché la paura era proprio questa, che non ci si fermasse alla dimensione terrigena e non si faceva il passo o il salto oltre la siepe. Cioè, che cosa rappresenta ciò? Che cosa rappresenta, ad esempio, l'uccisione del generale Oloferne? Che cosa rappresenta, ad esempio, Sansone che si distrugge lui e i filistei? Dare la vita che è legittimo, che è legittimo il suicidio? No, ecco, l'importanza. Quindi dobbiamo dire anche questo. Attenzione a condannare, perché la Chiesa non ha dato questo. Era una questione pedagogica. Oggi come oggi è possibile una maggiore maturità anche dal punto di vista, diciamo, ascetico spirituale, e allora ecco che non c'è più nessun problema. Però l'importanza, e questo lo dicono in modo particolare gli ortodossi, la tradizione, la Bibbia non può essere mai lasciata e letta senza la tradizione. Questo ancora, diciamo, la Chiesa ortodossa antica e moderna. Ed è quello che, ecco, ha cercato di fare la Chiesa dopo il Concilio. Ma prima era necessario anche passare attraverso questo, diciamo, questa graticola, questa natura alburella. Cioè, sapere. E allora c'era la Sacra Scrittura. C'era la Sacra Scrittura. Vedete, le figure che trovate in questo libro, io le ho prese da un vecchio libro di Sacra Scrittura delle scuole superiori dell'impero austro-ungarico. L'ultimo impero cattolico distrutto dai massoni, non dalla guerra, dai massoni, vostri amici, no, non miei, ma come indifferente. E l'Austria voleva far conoscere la Sacra Scrittura attraverso la storia sacra. Io ricordo, ero ragazzo, che prima di Natale, prima di Pasqua, cioè Avvento e Quaresima, io parlo della mia realtà, della Lombardia, no? Nei cortili, allora c'erano i cortili, no? Il più vecchio aveva il compito, dato dal parroco, di raccontare gli episodi della storia sacra. Quando era freddo, nell'atrio delle stalle, perché gli animali facevano e d'estate sotto la pergola, o cioè primavera sotto la pergola, ma anche prima dell'assunta c'erano tre settimane dove si leggevano, cioè si ascoltavano i fatti della Bibbia, la storia sacra, dai laici. Quindi sì, è vero che la Chiesa ha detto no, ci bisognava avere il permesso, bisogna dimostrare di essere capaci di una certa maturità spirituale. Beh, ma la ragione era questa, per non fermarci alla dimensione terrigena, perché non è un libro di storia questo qua, è il libro della vita. E allora bisogna andare oltre i fatti, no? Perché ad esempio qui chi salva sempre gli ebrei dai nemici sono le prostitute. Cosa vuol dire questo? Come no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per il Signore le cose di condanna, diciamo, secondo l'uomo terrigeno, a volte portano dentro di sé un messaggio grande. L'Antico Testamento ci presenta queste figure. Prima di entrare in Gerico, i messaggeri ebrei vanno in questa città per vedere come possono entrare e trovano questa donna, una prostituta, la quale li nasconde, perché sono venuti a vedere quelli di Gerico, gli inseguitori. Sì, vengono a vedere come qui e là, cosa, li nascondono. Però lei dice, però quando tornate qui risparmiate la mia famiglia. Cioè, c'è tutta una lettura profonda. Allora, ma come? Allora sono legittime le prostitute, questo? Non è questo il discorso, è il pericolo, ecco, la preoccupazione, la prudenza della Chiesa
in questi confronti. Vedete, in una macchina c'è un solo acceleratore, ma ci sono tre freni: il freno del motore, il freno a mano e il freno a pedale. Nella società c'è bisogno anche del freno, diversamente andiamo a sbattere contro il muro, i muri, e perdiamo anche la vita. Quindi bisogna vedere anche questo come una saggezza della Chiesa. E oggi è il tempo in cui tutto questo ovviamente è superato, in quanto la scuola biblica della Chiesa Cattolica per fortuna è molto diffusa, eccetera, eccetera, e quindi è possibile che coloro che prendono in mano la Sacra Scrittura abbiano i criteri di saper andare oltre la siepe e soprattutto anche riconoscere che proprio nella fragilità, nella dimensione, diciamo, di sofferenza e di peccato, Dio porta avanti i suoi miracoli. Ciò non significa che noi dobbiamo entrare in questa logica, ma se per caso noi cadessimo, ecco il grande senso della misericordia di Dio e della salvezza che è data a tutti e per tutti. Questo è il grande messaggio che noi dobbiamo cogliere dalla Sacra Scrittura. Per questo io ho messo alla fine di ogni capitoletto una riflessione che è sempre in orientamento alla pienezza dei tempi e anche alla vita della presenza dello Spirito, che è la vita della Chiesa. Il riconoscimento di Dio per noi cristiani poi trova perfezionamento nella pienezza dei tempi, nel comandamento che il nostro Signore ci dà quando dice siate perfetti come il Padre Dio vostro. In realtà non è un'indicazione, un consiglio, è proprio un tenerci lontano da quella logica luterana del pecca fortiter, e noi dobbiamo cercare di fare chiaramente del nostro meglio, ma in buona fede e in buona fede oggettiva. Ecco, questo anche è un dato. Queste persone poi, come Rab o come la stessa Ruth, che forse è un personaggio anche più interessante, avvincente, in realtà non appartengono al popolo eletto. Quindi questo significa, anche questo è figura di Cristo, cioè il fatto che la porta è aperta anche per coloro che non appartenevano originariamente al popolo eletto in senso biblico, ma al nuovo Israele, che in sostanza siamo noi cristiani. Siamo tutti, eccoci. Questa è la ragione per cui abbiamo fatto questo libro, perché possa essere nelle nostre famiglie. Ringrazio in modo particolare la Trieste Trasporti, che ci ha dato l'opportunità di offrire gratuitamente a tutti. Perché anche la veste grafica, le illustrazioni sono in realtà molto interessanti e apprezzabili. Adesso sappiamo, perché io avevo in coda questa domanda, da dove vengono le illustrazioni. Ora l'abbiamo capito. Sono da un libro, da un testo di sacra di religione adottato presso le scuole superiori in tutto l'impero austro-ungarico. Quindi italiano, ungherese, tedesco. 18 lingue. Ecco. Era già l'Europa, per dire, unita, no? Ma vi racconto un fatto. Anni fa io sono stato con il signor Santin e il dottor Nardi, che era presidente del Tribunale di Trieste, era originario di Capodistria, aveva studiato insieme a Santin a Capodistria. Siamo andati a Vienna per una manifestazione nella chiesa greco-ortodossa di Vienna, dove c'è la metropolita, perché Trieste dipendeva, la chiesa di greco orientale di Trieste dipendeva da Vienna. Io quando ero in seminario ricordo che 67, 68, 65, non mi ricordo, ecco, è venuto per l'Immacolata un anno, quindi eravamo subito dopo il concilio, il metropolita Crisostomos di Vienna a celebrare San Nicolò qui, e poi è stato da noi l'Immacolata in seminario, eccetera, eccetera. Quindi quando poi io sono diventato prete, eccetera, mi pare 10 anni dopo
della venuta di Crisostomos, che dopo ecco, era passato, passato sotto l'Italia, che avevano fatto appunto la metropolia a Venezia. Siamo stati lì. Bene, quando siamo in un grande palazzo, palazzo signorile di grande qualità, come insomma, è la costumanza dei greci nei confronti dei loro vescovi, che si chiamano despota o metropoliti, bene, c'era un grande, grande quadro di Francesco Giuseppe. Mi ricordo, allora, il metropolita, che era stato anche insegnante qui di una famiglia, Saitta, poi insomma, che stava in via Denza, e Tonardi si mette, il signor dottor Nardi si mette in ginocchio davanti a Francesco Giuseppe il quadro e dice: torna Franz, tutto si è perdonato, perché almeno potevamo guardarsi negli occhi e parlare tutte le nostre lingue senza che nessuno avesse il moschetto trio le spalle. Io vi dico quello che ho visto e credo che proprio bisogna rileggere appunto, ecco, spesso questo appellativo di Francesco Giuseppe l'impiccatore, soprattutto nel Lombardo-Veneto. Annunzio lo chiamava l'angelicato impiccatore, l'angelo dalla forca sempiterna. Ecco, potrebbe guardarsi lui però, no? D'Annunzio. E senza peccato. Bene, benissimo. Ringraziamo tutte le persone che si sono messe, diciamo, in comunicazione con noi. Vedete, questa nostra parrocchia ha un grande parroco, ma la chiesa e tutta la nostra città ha in realtà anche in casa un grande teologo. Grazie a tutti. Grazie a voi.